oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno. Non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, Vangelo dei nostri peccati. Ecco, è qui uno più grande di Giona. Gesù è costretto a dire egli stesso a chi l'ascolta e non capisce o non vuol capire chi è lui. È più grande di Giona, il grande profeta Giona, che pure alla fine accettò la missione che Dio gli imponeva o gli chiedeva e andò a predicare per la conversione a Ninive. Più grande di Giona è Gesù. Noi rimaniamo spesso, come dire, così appagati delle cose straordinarie che succedono nel mondo, delle persone meritevoli anche di grande stima, e non arriviamo fino a Gesù, ci perdiamo per la strada. È come uno che vuole arrivare alla cima di una montagna, poi incomincia o che si stanca o che non ha più voglia e si ferma, non arriva alla cima. Noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di farci conoscere la grandezza di Cristo, quindi la grandezza di Dio. È necessario questo, altrimenti non ci scuoteremo, avremo una fede come un manifesto che si appiccica al muro, è là, no? Un sole dipinto è messo sulla colonna. Vi scalda? Non scalda nessuno. Non un'immagine allora sbiadita di Gesù, una fede mediocre e anche una preghiera stanca. Al contrario, bollenti di amore verso il Signore, desiderosi di avvicinarci a Lui, di riceverlo per cambiare la nostra mediocrità, perché Gesù trovi
un'anima bella quando viene, trovi un cuore sveglio. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, non vi stancate mai di pregare. E quando pregate dite le parole belle che egli stesso ci ha insegnato. Dunque Gesù è più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione, condannerà questa generazione. Perché? Perché lei venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la parola sapiente del grande Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone, Giona che opera prodigi, Salomone che dimostra la sua sapienza. Certo, sono un'immagine di Cristo, ma Gesù è tanto più grande. Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ma tutti i giorni Gesù compiva i segni, come mai non li vedevano? Ne volevano altri, chissà quali segni volevano. Che Gesù un giorno cominciasse a coprirsi di cenere e a camminare in ginocchio per le strade e magari a inchinarsi davanti a ogni fariseo. Scribi farisei, maestro, vogliamo un segno. Un segno l'avranno, quello di Giona proprio. Gesù morirà in croce, sarà sepolto, resterà 3 giorni nel sepolcro, come Giona nel seno del pesce, poi risusciterà. Poi di nuovo avrà parole da dire, ma questa volta saranno non più parole pronunciate con le labbra, ma proprio quei segni che scribi e farisei ipocritamente stanno chiedendo, perché in realtà hanno paura dei segni che dà Gesù e chiedono sperando di riceverli a modo loro. Ecco, li avranno anche i segni, si convertiranno alcuni, ma la maggior parte non si convertirà. E oggi il popolo eletto da Dio nell'Antico Testamento va ancora disperso nel mondo, va cercando e sta aspettando che venga il Messia. Così succede, rimaniamo ingannati dalla nostra ipocrisia, dalla nostra freddezza, dalla nostra presunzione, perché quella è presunzione che fa dire tu dacci un segno, sottinteso, poi crederemo in te, almeno per questa volta sottinteso, perché in altri casi l'hanno espresso pure. Gesù ha fatto quello che doveva fare, ha detto quello che doveva dire, Gesù ha testimoniato con il più grande segno dell'amore la sua vita e la sua persona. Nessuno è più grande, l'amore di colui non è, c'è più grande amore di quello per cui si dà la vita per la persona amata. Gesù ha dato la vita, versato il suo sangue e adesso noi siamo qui, non con cuore duro, ma con cuore aperto, caldo, come vi dicevo, vivo, per ascoltare la voce del Signore, per ricevere il corpo del Signore, per nutrirci di quella forza che Gesù ci dà nello Spirito Santo. Laviamo le nostre anime ogni giorno nel pentimento sincero. Signore, tu sai qual è il mio ultimo incontro con te. Preparami, perdonami tutti i miei peccati. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.